Ciao ragazzi, eccoci di nuovo atterrati nel mondo della matematica. Qui di fronte a me c'è una griglia numerica, è il misterioso e famoso quadrato magico. Per conoscerlo meglio ci colleghiamo con il nostro matematico di fiducia, Bruno D'Amore. Ciao Bruno! Ciao Fede, ciao a tutti! Cos'ha di particolare questo quadrato da essere considerato magico? Guardalo bene Federico, sono i numeri da 1 a 16. Prova a fare la somma di tutti i numeri che si trovano sulla stessa orizzontale, poi di tutti quelli che si trovano sulla stessa verticale e poi anche di quelli che si trovano nelle due diagonali. E troverai una cosa veramente sorprendente. Questa somma è sempre uguale ed è 34. 34 si chiama la costante magica di quel quadrato. E questa cos'è? Una coincidenza o è magia? La magia non c'entra niente. La cosa interessante è l'aspetto matematico. Vedi, gli astrologi del Rinascimento erano riusciti a convincere la gente che avere un quadrato magico portafortuna in tasca risolvesse tutti i problemi. E allora loro li vendevano, e ne vendevano una grande quantità. Ma esiste solo un quadrato magico? No, quello che hai sott'occhio tu è un quadrato magico, si usa dire 4x4, perché ha 4 righe e 4 colonne. E di quadrati magici 4x4 ce ne sono 880. Però un quadrato magico può avere un numero qualsiasi di righe e di colonne, anche molto grande, 5, 6, 7. Però di quadrati magici di ordine 3, cioè 3 righe e 3 colonne, ce n'è soltanto uno. Ed è proprio il primo quadrato magico di cui abbiamo notizia e arriva dalla Cina. Secondo la leggenda, le persone stavano cercando di placare le ire del dio del fiume Lao, finché un giorno apparve una tartaruga sul cui guscio era disegnato un quadrato magico con 9 cifre e la somma in tutte le direzioni era sempre 15. Allora le persone decisero di offrire 15 sacrifici al dio del fiume e le sue ire si placarono. Ma esistono altri quadrati magici famosi? Certo, ne esistono tanti, ma ce n'è uno che in particolare mi affascina, quello che appare nell'opera Melancolia del pittore Dürer del Rinascimento. Lì, se fai la somma anche dei 4 numeri che appaiono ai vertici del quadrato, trovi ancora la costante magica. È veramente, dal punto di vista matematico, una cosa sorprendente. Beh, la storia dei quadrati magici è davvero affascinante. C'è però una cosa che non ho capito. Servono a qualcosa? No, onestamente no. Sono più che altro un divertimento. Ma questa è una bellissima notizia. Non avrei mai pensato che i matematici si divertissero. Come no? Alcuni matematici sono dei grandi burloni. E poi i matematici si divertono molto a stupire la gente. Come capitò a Gauss quando era ancora un bambino. Il maestro era un tipo un po' severo e diede da fare ai bambini una somma lunghissima. Da 1 a 100. 1 più 2 più 3 fino a 100. E pensava di tenerli occupati per ore e ore. E infatti tutti si misero lì a fare i calcoli. Ma Gauss, dopo pochi istanti, aveva già finito. Beh, facile, aveva la calcolatrice. Sì, provaci tu con la calcolatrice a fare una somma così e vedrai com'è complicato. No, lui trovò un sistema molto ingegnoso, appunto per stupire il maestro. Si era accorto che se si somma il primo con l'ultimo, 1 più 100, viene 101. Se si sommano gli altri due, 2 e 99, viene ancora 101. 3 più 98, anche ora 101. E quindi bastava moltiplicare 101 per 50. E il calcolo in pochi istanti era già finito. Beh, immagino che il maestro sia rimasto molto stupito e forse anche un po' seccato. Ma ci sono altre storie di matematici che hanno lasciato di stucco con le loro trovate? Oh sì, ce ne sono tante. A me piace particolarmente la storia di un grande matematico svizzero, Leonardo Eulero. Gli chiesero di risolvere il seguente problema, di trovare una strada che permettesse di passare su tutti i ponti della città di Königsberg, però su ogni ponte una sola volta. E lui ci lavorò per giorni e giorni e giorni. E aveva il navigatore e riuscì a trovare il modo. Realmente no. Quello che riuscì a trovare è che questa strada non esisteva. Ah, e cosa c'è di straordinario in tutto questo? Questo è un bel esempio del fatto che in matematica trovare una soluzione può anche voler dire delle volte dimostrare che la soluzione non c'è. Bruno, ma bisogna per forza essere dei matematici per divertirsi con la matematica? No, ci sono anche dei trucchetti molto semplici che tu puoi imparare. Anzi, adesso te ne insegno uno che potrai usare con i tuoi amici per stupirli. Sono pronto. Allora, pensa a un numero di una sola cifra. Fatto. Moltiplica per 5. Fatto. Aggiungi 6. Fatto. Moltiplica per 4. Ce l'ho. Sottrai 4. Bene. Moltiplica per 5. Ok.
Adesso mi devi dire che numero hai trovato. 1600. Bene, allora il tuo numero è 15. Ma come hai fatto? Hai un quadrato magico nascosto da qualche parte? Ma no, è un vecchio trucco. Se tu esegui tutte le operazioni che io ti ho dato da fare, troverai un numero che finisce con due zeri. Togli due zeri, dal numero che resta togli uno e avrai il numero di partenza. Non c'è nessun trucco, nessuna magia. Lo proverò sicuramente, anzi parto immediatamente per cercare qualche amico. Ciao Bruno! Ciao Fede, alla prossima! Big Bang, il viaggio nella matematica, continua!